C'è qualcuno nuovo da stamattina? Ho solo qualcuno che non aveva scritto. Qualcuno che non aveva scritto. Ah, ok. In 18. Allora c'è ancora qualcuno che non ha scritto. Ah, va bene. Va bene. Dopo. Per siamo in 18? 17. Ma ci sono loro, quindi siamo 19 e io 20. Bene. Bene. E invece c'era stamattina? Sì, c'era. Ah, certo, la signora che era seduta qui. Ricordami il nome. Allora, ci siamo? Va bene? Domani mangiamo una cosa più piccola. Perché adesso diventa un po' faticoso. Vabbè. Io sono un po' Salvina. Sì, io l'ho fatto un po' di volte. Un giorno sono tornata a casa così e una mia figlia mi ha guardato e con la faccia su i bambini riescono a fare mi ha detto mamma, allora oggi stavi giocando. Bellina. Bene sì, anche noi giochiamo. Questa cosa che avessi attaccato lo scotch con scritto il mio nome, dice. Bene, allora abbiamo visto la tesi stamattina in apertura, una tecnica di Metaplan, abbiamo detto come si modera, che cosa serve, che si usa a volte, che si usa all'inizio di un workshop per rompere il ghiaccio, per iniziare a far discutere. Abbiamo visto e l'abbiamo usata, no, ci siamo? No, sono spenta. Sono ormai sono condizionata. Allora, abbiamo visto un'altra tecnica che abbiamo chiamato domanda voce. L'abbiamo declinata più volte perché volevamo usare dei contenuti che ci servono anche per la nostra formazione, che è sì su Metaplan, ma è anche più in generale sulla facilitazione, sui processi partecipativi. Quindi abbiamo lavorato sul cosa intendiamo per processi partecipativi, e questo l'abbiamo chiuso dando dei nomi a dei cluster individuati. Abbiamo lavorato sulle criticità nei gruppi di lavoro tradizionali, e qui ho fatto poi io un po' di lavoro di clusterizzazione dando, no, un po' dei titoli sulle due dimensioni della facilitazione. E poi abbiamo detto cosa ci si aspetta dal facilitatore. Allora, cos'è questo lavoro che abbiamo fatto in Metaplan? È una tecnica che si chiama domanda a voce. Che cosa ci diciamo sulla moderazione di una domanda a voce? Non ci diciamo niente di diverso di quello che abbiamo visto e messo in pratica, però lo usiamo, questo pannello di input, per sistematizzare un po' il lavoro fatto. Allora, la moderazione di una domanda a voce. Una persona modera, quindi è il facilitatore, è il moderatore, come lo vogliamo chiamare, introduce brevemente le domande. Questa è una cosa importante, brevemente. Cioè non c'è bisogno che sulla domanda il facilitatore faccia un trattato, no? Deve dire le cose essenziali perché il gruppo possa rispondere, reagire, leggendole e chiedendo le risposte. Dite voi, cosa ne pensate? Chi ci vuol dire un punto di vista? No, come vuoi. Ripete la parte essenziale del contenuto, e qui torniamo a una cosa detta anche stamattina, lo puoi fare più o meno, a mio avviso non troppo, quello che serve magari, poi lo vediamo, per usare, lavorare anche con l'assistente. Usando le parole del partecipante, fa domande di chiarimento, quindi su quello che è una risposta posso chiedere un approfondimento, mi faccio un esempio, mi aiuti a capire. È detta all'assistente allo stesso tempo, anche su questo vi ho detto che punti di vista, no? I tedeschi in questo sono molto rigidi, i due ruoli sono molto ben separati, l'assistente non scrive se non quello che è detta il facilitatore. Avete visto che dopo un attimo va bene, no? Quello che uno prende, scrive. Distribuisce i cartoncini secondo la loro associazione logica, non cronologicamente, quindi non è che li metto in una fila, li distribuisco. Per me, vi dico, questo lavoro di
clusterizzazione è un lavoro che a me piace fare col gruppo, no? Poi magari posso, come dire, fare delle domande, dire cosa vi sembra, questo è più vicino a questo, volevate dire invece quest'altra cosa, no? Però per me è un lavoro molto importante perché la clusterizzazione è quello che fa andare tante idee individuali, quindi la fase di divergenza, verso una fase di convergenza. Quando abbiamo finito di lavorare su questo, io credo che tutti voi, o forse, vi siete riconosciuti in questo lavoro fatto e magari ognuno di voi aveva detto una di queste cose. Poi diventa un lavoro condiviso. Quindi per me è importante che questo lavoro sia fatto con il gruppo, perché è quello che ti porta in un qualche modo dal pensiero di ognuno alla condivisione di una visione. Le obiezioni saranno affrontate subito, se qualcuno dice non sono d'accordo, l'abbiamo fatto, segni un flash, aggiungi argomenti. Quindi fa domande di chiarimento e detta all'assistente allo stesso tempo. Cosa fa l'assistente alla moderazione? Quindi abbiamo detto un ruolo, un secondo ruolo. L'assistente alla moderazione scrive solo quello che il moderatore gli detta. Fate così? Oppure non lavorate in due? Dipende. Se si riesce. Anche a me. Si perde un po' di efficacia, perché immaginate se, no? Se io passassi gran parte del tempo qui a scrivere quello che sta dicendo una persona, non fai in tempo a fare un'altra domanda, non... anche la presenza rispetto al gruppo si perde, no? Perché passi il tempo o dando le spalle, scrivendo qui o sul tavolino, quindi si perde un po' di efficacia, però ci si arrangia, siamo flessibili. Ogni argomento è scritto in un cartoncino separato, avete visto? I contributi alla discussione su cartoncini ovali, ok? Poi anche qua, a volte non hai gli ovali, usi un colore diverso, usi il bianco per aggiungere, no? Però quello che vuole anche un po' di pulizia, no? Del pannello formale di visualizzazione, che è anche importante, ti dice i contributi negli ovali. Quando saranno stati raggiunti 8-10 argomenti, ok? Metaplan in questo, loro per esempio fanno dei pannelli che sono sempre eccellenti, no? Una leggibilità perfetta, perché uno non scrivono tutto quello che viene detto, un po' fanno anche quando io dico sono un consulente, sono un po' più, non dico che selezionano, però non tutto quello che viene detto arriva, arrivano le cose magari più... Però sei tu un po' che decidi, no? Quindi noi, vi faccio vedere i pannelli di ieri, un affollamento, ma perché a volte non hai tante pareti, no? Tanti bacheche, quindi un po' ti arrangi. Quando saranno stati raggiunti 8-10 argomenti, il moderatore li leggerà a voce alta di nuovo, come abbiamo fatto qua, disegna una cornice intorno ai cartoncini di ogni gruppo argomento, usando la propria mano per guidare i partecipanti sul poster. Tutti hanno la possibilità di partecipare, tutti possono sentirsi accolti, cioè io leggo e aiuto la lettura segnando quello che stiamo leggendo. E poi in certi casi posso chiedere di dare un titolo ai cluster. Se vogliamo arrivare a dire, tu leggi dentro anche cosa c'è scritto, però dire... Per noi i processi partecipativi sono dare voce a tutti, dall'individuo al collettivo, la qualità del risultato, processi strutturati, responsabilità condivisa. Un po' fai sintesi intorno a dei macro cluster, macro temi. Dubbi, domande? Vi è chiaro? Facile. Una domanda? Tutti si esprimono? Chi vuole si esprime? Attenzione. Quindi poi anche di questo parliamo. Oggi c'era chi parlava di più, interveniva più volte, chi parlava un po' meno. Io non ho mai detto a qualcuno
no? Di intervenire in qualche modo forzando. Poi di questo parliamo. Domande? Solo abbiocco postprandiale? Daniele. C'è una differenza tra le due modalità, eventualmente quale c'è una e quale c'è l'altra? Funzionalmente A. Spieghi quale c'è. Sì, però per dire, questo può essere un po' lo standard, no? Però ti dico, lo standard può essere che fai riflettere, che provi ad aggregare rispetto a degli ambiti omogenei, no? Di riflessione, e quindi devi rifare la domanda? Daniele chiede, abbiamo usato tre modi diversi, qual è lo standard? La tecnica è sempre una domanda a voce, ok? Io l'ho lavorata, diciamo, in maniera diversa. Questa è la modalità di lavoro di Metaplan solitamente, perché tu arrivi a dire degli ambiti, no? Di discussione, cerchiarli, dare il titolo al cluster, e quindi qua hai visivamente il processo da tanti punti di vista, no? Individuali, a un processo di convergenza verso una visione condivisa. Se qualcuno non era d'accordo su qualcosa, avresti il flash delle aggiunte. Quindi l'obiettivo è che tutti si riconoscano. Qui ho fatto un lavoro un po' diverso, perché volevo magari portarvi io più, appunto, con una metodologia più formativa, a riflettere sulle due dimensioni. Quindi cosa ho fatto solo di diverso? Che man mano che voi davate le idee, io già le mettevo a destra o a sinistra, pensando io se fossero più in relazione, più su relazione o più su compito. E poi abbiamo esplicitato questo. E qui adesso facciamo un altro lavoro. Va bene? Anche qua avremmo potuto continuare e arrivare o a questo oppure anche a questo, quindi dividere tra ciò che attiene più il compito e ciò che attiene più la relazione. Invece qui io volevo farvi vedere un'altra tecnica, che poi si può usare in tanti diversi momenti, quando, ripeto, lo ritieni opportuno, quando stai facendo un lavoro di progettazione, che è questo. Adesso usiamo un'altra tecnica di Metaplan che si chiama domanda di ponderazione. Avete dei dubbi? Solo se, cioè, se c'era un nome diverso, questa raggruppamenti a cluster e quella per ambiti, come... Non esiste, come dire, in Metaplan, la lavori un po', questa sarebbe la lavorazione un po' più tradizionale, tipica, no? Sì. Però se a te serve solo come un passaggio verso un'altra domanda e ti serve cogliere anche pochi punti di vista rapidi, puoi anche non clusterizzare, avere 8 bigliettini sparsi che dicono delle cose, no? E poi, per esempio, fare quello che adesso vi faccio vedere, oppure... Invece, nella seconda, tu poi li hai messi, prima ci hai fatto mettere i vari post-it e poi dopo hai dato quelle, sì, diciamo, classificazioni, tra virgolette. È sempre così, oppure io posso anche, come dire, stabilire già che ho due, certo, quadranti, diciamo, sì, e ogni volta qualcuno, come dire, ragiona anche in quel dualismo? Assolutamente, capito, tutto questo è libero, no? Fa parte della costruzione che si vuol fare. Quello che dice Giovanni giustamente è, io avrei anche potuto dire a monte, guardate che per me le criticità, no, nei gruppi di lavoro attengono a due ambiti, che sono gli ambiti della facilitazione, il compito e la relazione. Allora avrei messo due cartoncini di colore diverso, avrei usato il codice colore, che adesso poi introduciamo, e vi avrei detto, scrivetemi ciò che attiene al compito in giallo e ciò che attiene alla relazione in verde. O ditemi, e io scrivo in giallo e in verde, ok? È una domanda doppia anziché una domanda singola. Invece io l'ho voluto un po' fare bottom up. Vediamo se emerge tutto. Ultimamente adesso. Adesso noi finiamo. Non volevo condizionare, no? È chiaro che se tu dici prima due ambiti condizioni un po', invece io volevo... Cioè finora abbiamo fatto tutto quanto parlando con qualcuno che... scriveva. Io in realtà la maggior parte delle volte succedeva che invece
si distribuivano i post-it, quindi magari erano direttamente le persone che... Prossima questo tecnica. Si fa... Ah, ok, no, pensavo che fosse una cosa che quando non c'è il... No. C'è solo l'emergenza oppure... No, c'è grande differenza tra una domanda a voce e una domanda su cartoncino. È la prossima che vediamo. Non questa, la prossima. Ok? Sui contenuti andiamo un po'... So, cioè non è... Li usiamo, ma non è quello che poi... Allora, noi abbiamo lavorato su quali caratteristiche ci si aspetta dal facilitatore. Adesso ci chiediamo un'altra cosa e diciamo su quali competenze si può intervenire con la formazione. Scusate, faccio una passeggiata dietro i pannelli per poi arrivare a prendere i pin qui. Va bene. Su quali competenze si può intervenire meglio con la formazione? Allora, cosa faccio adesso? Vi do un bollino. Insomma, questi assistenti alla facilitazione di pomeriggio sono leggermente... Uno a ciascuno. Io parto di qua, dai. Un dito. Ok. Ok. No, dai, facciamo in un attimo. Ok. Allora, vi chiedo di fare un momento di lavoro, vai. Di fare un momento di lavoro individuale, di riflessione, di rileggere tutte le caratteristiche, qualità, competenze, abbiamo detto che l'avremmo usato in maniera un po' più ampia, e ci chiediamo su quali di queste competenze si può intervenire con la formazione, cioè a vostro avviso quali sono quelle che si apprendono? Abbiamo solo una. Uno. Ne volete due? Preferite averne due? In effetti hai ragione. Ripassiamo, dai. Lo facciamo girare, no? Sì. Io avevo fatto risparmio, ma non di sticker. Poi vediamo che dovrebbero anche essere tre. Se non riuscite a leggerle, vi avvicinate, eh? Una volta che vi siete fatti la vostra idea e sapete cosa andare a dare come priorità, ci alziamo tutti insieme e andiamo a dire la nostra. Sui cartoncini arancio direttamente, tutti insieme. Sì. Scusami, posso fare una domanda? Sì. Ah, andiamo, stiamo andando? Vai, 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 poi chiediamo. Perdono. Ma questa seconda domanda la chiamate in un altro modo? Sì, domanda di ponderazione. Poi ve la racconto. Nico, sono in aula in Puglia. Ho visto la chiamata. Ascolta, è per la riunione della prossima settimana? Ti chiamo come finisco. Ciao, perdono. Ciao. Perché si dice tutti insieme? Per non farsi influenzare.
Loro sono incerti da morire. No, no, più che altro non si riescono a leggere. E vi dico anche, adesso a noi interessa vedere le tecniche, però un po' hanno anche ragione i tedeschi. Se tu avessi lì 8-10 foglietti, un po' sunto, anziché mille cose, sarebbe più facile. Beh, però poi se ci si aspetta dal facilitatore, a me mi sembra un po' di questo. Sono d'accordo. No, poi volutamente, caratteristiche è generico, no? Perché allora dovresti dire conoscenze, qualità, competenze, no? Dovresti andare sul sapere, saper fare, saper essere. È chiaro che è una... Allora, lo diamo per chiuso? Che cosa abbiamo di maggior... Allora, io vedo qua, segno quelli più votati, diciamo così, se vogliamo dire. Far emergere tutti i punti di vista. Stiamo dicendo che sono delle cose che si possono imparare. Far emergere tutti i punti di vista, la capacità di sostenere... Ancora, cos'ha tante votazioni? Tre, la consapevolezza del ruolo di potere del facilitatore e dei partecipanti. La capacità di semplificare ne ha tre ugualmente. In realtà io sono quella del pallino sulla complessità, volevo proprio mettere la complessità. Dov'è? Dov'è? Sì. Il terzo io lo volevo proprio sulla complessità. Sulla complessità, quindi un 2 più 1, non è un 3, sì, vero Ilaria? Va bene. No, hai ragione. Va bene, potremmo continuare, mettere i 2, mettere... Allora, a che cosa serve anche questo, no? Pensatelo in un'altra condizione, in cui io vi ho chiesto quali azioni... Domani, no? Per migliorare. E dico, ponderiamo, votiamo, vediamo le priorità. E tu vedi le priorità del gruppo. Adesso c'è molta dispersione, no? Forse non è ottimale come domanda su cui fare questo lavoro. Però stiamo dicendo che secondo il gruppo, ok, poi dovremo anche segnare i 2, l'essere imparziale, conoscere, annunciare, far rispettare le regole, si può imparare, la capacità di semplificare, la capacità di sdrammatizzare, ok? Quindi andremo avanti a dire 2, 2, 2, ok? Allora, cosa ancora possiamo fare oltre questo? Potremmo anche dire perché? Cosa abbiamo da dire su questo? Perché siamo convinti che la capacità di sostenere è una cosa che si apprende? E vorrei su questo magari sentire dei punti di vista. Interessare questa domanda. Sì. Ok, quindi qui sappiamo che abbiamo 2 punti di vista, quindi abbiamo 2, tanti altri abbiamo 2. Ok, adesso... Posso metterli, però non è importante questo, non ci interessano in questo momento tanto i contenuti quanto il percorso della tecnica, la modalità con cui lavoriamo. Quindi ci abbiamo, qui ne abbiamo tanti, 2, la metto uno qui al centro. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo giù. Non vogliamo fare una cosa esaustiva, va bene? Quindi un altro passaggio che si potrebbe fare è chiedere... Come? No? Pensiamo che la capacità di sostenere si possa apprendere. Come? No? In che cosa consiste questa competenza? Come la possiamo sviluppare? Eccetera. Chilometro lanciato. Che qui qualcosa è fissato, è partito, scusatemi, ok. Allora,
Allora, diciamoci due cose anche su questo, quest'altra tecnica che abbiamo visto, che è molto importante, adesso vediamo il perché. Allora, domanda di discussione con ponderazione. Quindi tu hai il risultato di una domanda già fatta e su quella intervieni. Questa domanda permette diversi risultati. I partecipanti riflettono sulla discussione ancora una volta, quindi la si potrebbe rileggere, dire abbiamo detto queste cose, si chiariscono le priorità del gruppo, quindi traducetelo in altri casi che vi possono venire in mente. È una tecnica che ha una grande forza. Concede ai partecipanti di collaborare a dirigere la discussione, al tempo stesso il gruppo è orientato, è fissata la rotta. Cioè, pensate se fossero state azioni, io vi dico, bene, da domani, su cosa lavoriamo prioritariamente? Via, votare. In che situazioni si può condurre una domanda di ponderazione? Enfatizzare, non stressare, enfatizzare argomenti che non hanno ricevuto abbastanza attenzione. Quali argomenti ancora possiamo esaminare? Può essere la domanda. Stabilire le priorità. Quali argomenti possiamo esaminare in maggior dettaglio? Quindi andiamo a decidere su quali entriamo ancora di più e non l'abbiamo magari fatto. L'avremmo potuto fare anche su questa, eh? Io vi avrei potuto dire su quali di questi fattori che per noi sono importanti nei processi partecipativi vogliamo approfondire, vogliamo ancora discutere, vogliamo andare avanti, voi avreste votato sui titoli e noi avremmo fatto un lavoro ancora più approfondito sul tema. Consolidare i risultati intermedi, quello che dicevo anche, quali idee dovremmo portare avanti. Valutare la fattibilità, quali di questi suggerimenti o quali di queste azioni è cantierabile da domani? Mille cose puoi chiedere con una domanda di ponderazione. Evidenziare le controversie, quali di questi suggerimenti dovrebbe essere supportato, se stai lavorando in ambito organizzativo, quali di questi dovrebbe essere supportato dal management e quale dovrebbe essere supportato dalla rappresentanza dei lavoratori, un esempio. Ancora, potremmo anche dire che domande di ponderazione potremmo utilizzare per continuare il dibattito appena iniziato e quindi chiedere al gruppo di esprimersi. Come si modera una domanda di ponderazione? Procedere così, il moderatore legge la domanda ad alta voce, quindi su quali competenze si può intervenire con la formazione? Chiede a tutti di scegliere 3, 4 o 5 insiemi, quindi sarebbe 3 bollini fino a 12 insiemi, 4 bollini, ok? Io ve ne stavo dando uno perché volevo solo farvi vedere come funzionava, poi ne abbiamo dati 2. Quindi un numero giusto di sticker è importante, qui altro che, sì, forse più di 20 insiemi abbiamo. Legge ad alta voce i titoli o i singoli cartoncini, li avremmo dovuti rileggere, però io ho un po' tagliato i tempi. E ecco, questa è una cosa che si può fare, io le avrei potuti numerare progressivamente, no? In rosso sui tondi e quindi voi annotarvi, avete visto che magari avete fatto un po' anche di difficoltà, loro sono arrivati ultimi perché non sono riusciti a leggere tutto quello che c'era, quindi avrei potuto dire 1, 2, 3, cioè dare un po' più ordine, per esempio facciamolo su questo caso, avrei potuto dire dare voce a tutti, 1, dall'individuo al collettivo 2, qualità del risultato 3, dire su questo si vota e quindi alziamoci, uno sa già che vuol votare l'1 e il 3, arriva, ok? Chi è pronto riceve gli sticker, ad un segnale tutti insieme attaccano il loro sticker, perché? Il moderatore evidenzia graficamente gli insiemi scelti, ok? Quindi adesso io l'ho fatto con questi cartoncini, si può fare dando un cerchio intorno, come si vuole. È chiaro che adesso ci scherziamo su questa parte, che questo fatto che vada fatto tutti insieme, però se si sta decidendo, non una cosa come stiamo facendo oggi un po', no, il contenuto così, ma che azioni portare avanti tra 20 che sono state progettate da domani, insomma, è importante, magari uno
vuole arrivare e metterlo, non essendo influenzato da quello che hanno detto prima, magari la mia è una posizione minoritaria, e no, cioè, ci tieni un po' anche. Quasi una votazione segreta. Sì, poi non lo è, perché le persone, lo vedi dove stanno mettendo il bollino, però riuscire a garantire un po' l'autonomia delle scelte. Tesi? Domanda voce, domanda di ponderazione. È come se, adesso ne vediamo un'altra, come se avessimo una cassetta degli attrezzi, no? E poi quando dobbiamo combinare una sceneggiatura dobbiamo capire, oltre a che domande fare, su questo lavoreremo domani, anche quale tecnica usare. C'è una cosa molto carina che dice un facilitatore olandese, che dice: se il mio unico strumento è un martello, tutti i problemi saranno chiodi. Cioè, se io so usare un unico metodo, uniformerò anche i bisogni. E invece, lo dicevamo oggi, la metodologia è l'ultima cosa che io devo decidere una volta che ho fatto un'analisi accurata, di qual è l'obiettivo, dove vogliamo andare, quanto tempo abbiamo, chi siamo e via dicendo. La domanda di ponderazione la puoi decidere anche strada facendo, nel cammino, o sta già nella strategia? E noi solitamente le mettiamo nelle sceneggiature. Sì. Dopodiché, ripeto, a volte non la usi perché ti accorgi che sei andato lungo su una cosa precedente e non hai la necessità di farla, allora magari lo volevi fare giusto per vedere qual è l'umore del gruppo, dove va la maggior parte di persone, ma ne puoi fare a meno, la salti, capito? La sceneggiatura è un po' un tracciato che tu hai, poi la flessibilità, a seconda dei feedback del gruppo, di saltare qualcosa o, come vi ho detto oggi, di aggiungere una striscia, una domanda, un altro intervento. In base a questo, quello che ci stai insegnando, domanda voce, la tesi, la domanda di ponderazione, non è uno schema fisso, cioè sono strumenti che il metaplan usa in base anche al contesto, cioè non è che si fa sempre la tesi e poi la domanda voce e poi la domanda di ponderazione. Assolutamente no. Tu sono, hai questi strumenti, è come se tu ogni volta dovessi, avessi nel frigorifero le uova, la farina, il latte, ma quante ricette tiri fuori? Okay? Sono strumenti, poi di volta in volta usi una, l'altra, due, tre combinate insieme, in quale sequenza. Ecco, l'unica cosa un po' di propedeuticità, mi sento di dire, la tesi di solito si usa all'inizio per rompere il ghiaccio, poi mi fa piacere che magari anche tu usi Metaplan, io oggi l'ho chiesto all'inizio ma non c'eri ancora, quindi se vuoi dire punti di vista anche diversi dalla tua esperienza, io son contenta. D'accordo, perché poi, come abbiamo detto prima, insomma, la tesi è affermare un po' il tema di quello che è, se non mi sono persa nulla, è il tema del... E rompere il ghiaccio intorno all'argomento, no? Quindi devi individuare però una tesi, sì, un'affermazione, e su quello rompere il ghiaccio. Io vi dico la verità, io non la uso sempre. Non la uso sempre. Capisco che è utile, vi dico anche perché non la uso sempre. Perché... allora, con chi ne parlavo oggi? Parlavamo di open space. Allora, io... mi interrogo sempre molto sul fatto, appunto, con che gruppo sto lavorando. Allora, se sono persone con cui ho lavorato già molte volte, so che sono persone che vengono da mondi professionali, scusatemi per questo, che sono più abituati a lavorare con queste tecniche, che non sorridono o si irrigidiscono sulla sedia anche solo a vedere i cartoncini colorati, i pannelli, eccetera, perché ci sono questi, a me è successo a volte, dottoressa, ma ci fa tornare alla scuola materna, dobbiamo scrivere, fare... No, ci sono, no, non pensiamo che non ci siano, E quindi io lì ormai sono abituata e dico, me lo dice stasera se, no, se è soddisfatto del lavoro o no, li porti dentro, ci scherzi un po',
E alla fine poi sono loro che ti dicono la concretezza di oggi, non l'abbiamo vista in tante riunioni fatte, per dire, ti danno un feedback positivo. Però tu che cosa, io cosa vi ho chiesto subito? Di alzarvi, di prendere un bollino, di andare qua e di mettere il bollino a parete. È una cosa scontata che le persone lo facciano. Ieri per esempio l'ho fatto con i bibliotecari, ma nel primo incontro non l'ho fatto, no? Io un po' doso, io sto attenta a questi aspetti perché secondo me sono importanti. Non forzo mai troppo, più di quanto penso si possa fare. Magari non uso la tesi, uso un'altra domanda. Per esempio, se sei un gruppo che non conosco, un gruppo nuovo, uso sempre prima le domande a voce, dopo le domande su scrittura nascosta che adesso facciamo, quelle che diceva prima Giovanni, le domande su cartoncino. Poi ci diciamo anche il perché. E quindi la tesi e gli altri strumenti sono quelli che usi? Sì. Domanda a voce? Sempre, è molto variabile da quello che è il tema, cioè l'argomento. Perché appunto i temi sono diversificati dall'analisi su una soddisfazione dei collaboratori piuttosto che alla presentazione di un nuovo progetto, e quindi è chiaro che gli strumenti cambiano di volta in volta, ecco. Però le tecniche cambiano il tema, ma le tecniche sono queste? Sì, assolutamente, assolutamente. Ok. E quello che, come hai detto prima, è importante è avere la sceneggiatura già pronta e poi lì sta a te, è il gioco importante appunto del facilitatore, decidere cosa far venire prima piuttosto che dopo, qualcosa va bypassato e invece qualcos'altro va mantenuto. A certi parti che tu noi sotto le sceneggiature abbiamo i tempi, no? 10 minuti per questo, un quarto d'ora per questo, 20 per quest'altro, ma li cambi poi, perché la verità è che tu hai previsto 10 minuti per una cosa, ma se il gruppo è molto caldo su quell'argomento e ti fa stare mezz'ora, ci stai mezz'ora, è un'altra cosa, o la salti o riduci, no? Quindi questa flessibilità bisogna sempre mantenerla. Ok, andiamo avanti. Siete stanchi? Il pomeriggio è un po' faticoso. Ah, bene, adesso vi faccio svegliare di più. Ma adesso ci svegliamo di più. Allora, a me servirebbe che ognuno di voi avesse un pennarello e 2 cartoncini bianchi. Mi aiutate? Allora, viene anche valutata in relazione ovviamente alla committenza, cioè se abbiamo all'obiettivo che io ho, okay, cosa devo fare? Devo far progettare, ideare 10 azioni possibili su un certo qualcosa e poi però siamo in grado di portarle avanti tutti e 10, oppure abbiamo le risorse, no, faccio degli esempi, per portarne avanti 2 chiedo al gruppo quali sono le 2 prioritarie, ad esempio, quindi è chiaro che lo... Pensavo alla cosa che dicevi tu prima in mattinata, che bisogna capire il gruppo che direzione vuole prendere, laddove che ne so, la committenza chiede A, okay, e però poi ci si rende conto che il gruppo...
durante magari una fase prima della ponderazione. Ma chiede A rispetto a un obiettivo o chiede A rispetto a un contenuto? Il contenuto non mi deve chiedere dove li devo portare, no? Su una direzione, su una direzione. Però tu l'hai concordato, tu quando arrivi dici quali sono gli obiettivi di oggi? Li condividiamo, siamo PA per questo, quindi poi lì vado. Come lo colleghi a questo? Ci siamo? Che succede? Quello era quello che abbiamo fatto stamattina. Ok. Beh, adesso per esempio ne abbiamo sparsi un po' in giro in Italia perché spedirli costa molto, allora le amministrazioni sarde con cui lavoriamo da tanti anni li abbiamo anche fatti comprare, certi che sono fidelizzati hanno i pannelli, noi ne abbiamo tantissimi a Cagliari e poi li abbiamo un paio di posti in giro e lì se abbiamo dei progetti magari in un posto ne portiamo un certo numero. Però adesso capite come sarebbe stato un po' difficile con i pannelli 3 metri. Sì, servono, non è una cosa, io vi dico a volte lavoro a parete, no? Se sono in condizioni tedeschi no, cioè spediscono i loro pannelli, infatti hanno costi spropositati che tra l'altro non sono questi, sono più rigidi, più pesanti, più strutturati. Abbassiamo il volume. A parete io lavoro, se c'è un'emergenza non riesci a avere i pannelli ti arrangi, però non è l'ideale. Sono quelli con i piedi così, con le staffe. Una struttura quasi in cartone, in maniera tale che mettere i pin diventa facilissimo. Sì. Allora. Faccio sparire questo e tengo i due di lavoro. Ok, perfetto, era anche questo. Ok, ci siamo. Allora, adesso usciamo dai contenuti dei processi partecipativi, della facilitazione. Adesso ci svegliamo, va bene? Avete tutto? Sì. No, non serve che scriviate. Scriviamo tutti ora. Allora, siete pronti? L'unica cosa che vi chiedo, attenzione, avete due cartoncini e avete un pennarello, giusto? Ok. Allora, attenzione perché se non avete un quaderno o qualcosa, a volte il pennarello passa, ho visto che questi passano e quindi rischiate di... Non vorrei essere responsabile di pennarellate sui pantaloni o su... Allora, in uno di quei foglietti bianchi scrivete... Le prime 7 parole di una canzoncina per bambini. 7 parole di una canzoncina per bambini, ok? Quindi tornate in mente, tornate indietro con la memoria se non avete... Sì, 7 parole di una canzoncina. Solo 7? 7. 7 parole possono essere sparse? Una frase. Una frase fatta di 7 parole di una canzoncina per bambini. Tutto, 8 parole. È chiaro? Non è difficile. Ok? Scriviamo 7 parole di una canzoncina per bambini. Concentratevi. Scommetto che non abbiamo più pin. No, tenetelo. E 2. Ebbene sì. 3 anche. Questo.
Giulio. Vedi, non bastano. Eh sì. Ma vedi che se ne usano molti. Perché non abbiamo usato la colla. Io adesso però vedi che l'avrei voluto incollare. Non tanto questo quanto il prossimo. Adesso mentre voi scrivete io porto fuori il pannello e lo incollo. Quanto costa la scatola 250? Sai che non lo so, ma conviene mille volte rispetto a quelle piccine. No, l'avevo già fatto. Ok. Ripasso, non importa. Le note volevo mettere. Aspettiamo ancora un attimo. Questo è intrigante. Vero? Qui si suggerisce anche la canzoncina. certo. Poi anche non... Potrei scrivere l'indiano. Infatti, stavo... A me piace, bravo, ti ridò un cartoncino? Però poi la leggi tu, però la leggi tu, perché io non saprei. Certo. Ok? Ok. Inizio? Poi aspettiamo. Ricordami il nome. Perché io non lo so leggere. Jasvir? Vai, Jasvir. Allora, iniziamo. C'era una volta un piccolo granchietto che su e giù, qua e là, là, giro giro tondo, casca il mondo, casca, ninna nanna ninna o, oh, questo bimbo ha, qua si fa dura, chi mi aiuta, tara paraculina li fai, usa figlio a papà tu, Bene, ninna nanna ninna o, oh, questo bimbo a chi lo do, ce l'abbiamo bisvalida, a chi lo. Erano innamorati due coccodrilli, lei lo chiamava, non vi faccio cantare, ve lo prometto. Oh, qua non le conosco, devo dire. A come armatura, B come bravura, C non lo sapremo mai. Fra Martino, Campanaro, suoni tu, abbiamo proprio tutta la tradizione. Siamo tre piccoli porcellin, siamo tre fratellin. E sull'albero, indovina, cosa c'è? Elefante con le ghette, se le cala, non vogliamo sapere altro. Fiore, amore, lana, colore, giallo, cavallo. Qui c'è fantasia. Ci sono due coccodrilli e un orangotango, questo va molto. Ancora, ponte ponente, ponte P, tappe tappe, rugia. Ok. Io volentieri, però capisci bene che vorrei stupirvi, ma... Ce la leggi? Neanche il verso, Giovanni. Dimmi che sono più di 7 parole. Esatto. Non vale. È bellissimo, va bene. Bene. Allora, vi chiedo. Cosa osservate? Cosa osservate? La domanda è critica.
Cosa osservate? Il foglio non è tutto occupato. Leggete tutto? No. Perché? Alcune sono molto piccole. Leggete tutto? No. Alcune sono troppo piccole? Il foglio non è tutto. Il foglietto non è riempito tutto? Alcune scritture sono un po' complicate. Eh? Vabbè, però abbiamo questo bellissimo cartoncino che... metodologia basata sulla visualizzazione non è un aspetto secondario, è un aspetto fondamentale. Allora potremmo dire scrivi bene, invece no, mettiamo un flash e diciamo scrivi leggibile. E poi ci sono questi divertissement, potremmo chiamarli. Non così. Cosa leggete di questo? Da pochi metri? Niente. Scrittura e calligrafia sono due cose diverse. Per molte persone la scrittura è l'espressione della propria personalità. La calligrafia è la reminiscenza dell'esercizio della scrittura alle scuole elementari. Qui intendiamo qualcosa del genere. Quindi non una scrittura soggettiva, bella, che ognuno ha la sua. No, stiamo dicendo qualcosa che garantisca leggibilità almeno da 6 metri. Ok? Allora, quali sono i segreti? Avete visto quanto è importante? Non è banale. È importante imparare a scrivere in maniera leggibile. Ci raggiunge Andrea Gelao. È venuto tardi perché non voleva fare l'esercizio di scrittura Metaplan. Ma... Ciao Andrea, ben arrivato. Scrivi ogni lettera separatamente. Guardate gli esempi. Cioè, c'è qualcuno che è comunque un po' più leggibile e qualcuno che ha scritto proprio un po' in corsivo, le lettere attaccate è meno leggibile, eh? Quindi lettere separatamente, la scrittura corsiva è difficile da leggere, è sempre meglio scrivere tratti e archi separatamente, tratti e archi delle lettere separatamente, traccio e traccio, non... Allora, il pennarello non deve stare attaccato al foglio. Devo continuamente alzare il pennarello e risegnare. Perché più. Ma ti siedi con noi. Usa sia le lettere maiuscole che quelle minuscole. L'ideale, io non ci riesco, lo dico, l'ho detto a chi ho già fatto assistenza alla facilitazione, io velocemente riesco a scrivere solo tutto maiuscolo, ma ci sono persone bravissime a scrivere alto-basso con la scrittura giusta, anche molto veloce. Avete visto che bisogna essere molto veloci? Chi l'ha provato oggi? E a che serve separare maiuscole e minuscole? Le lettere maiuscole si possono vedere meglio, però la lettura stanca. Se tu hai un intero pannello scritto così, dopo un po' non vedi niente. Allora, corpo grosso, terminazioni grosse, come fai a fare questo? Scrivi in grassetto, no? Le lettere sottili sono facilmente tralasciabili. Se voi guardate, ci sono delle scritte più grosse e altre scritte più sottili. Ok? Scritta più sottile, scritta più grossa. Quale si legge di più? Ok. Usa il lato grosso del pennarello. È un'altra cosa che noi chiediamo sempre. I pennarelli devono essere a scalpello. E non è una cosa, no? Così. Perché se tu provi a scrivere con il pennarello con la punta tonda, il tratto è meno grosso.
e l'effetto è diverso. La punta del pennarello dovrebbe indicare la sinistra se sei destrorso, cioè deve andare in quella direzione, ok? La punta, per scrivere il tratto più largo. Un'altra cosa importante, limitati a scrivere 3 righe, perché più di 3 fai fatica a leggerle, c'è qualcuno che ne ha fatto 4, la scrittura è un po' piccola, l'ideale sarebbe 3 righe, e l'altra cosa importantissima, inizia sempre dall'angolo sinistro in alto. Questo l'avete fatto tutti, però grande, sono tutte piccoline. Altrimenti scriverai troppo piccolo, con testi lunghi sarei tentato di... e arriverai a scrivere così piccolo perché non ti ci sta tutta la frase nel foglietto, ok? Non pensavate che avremmo fatto questo. Adesso, dopo aver letto questo, che non è scrivi bene, ripeto, ma è scrivi illeggibile, riscrivete ognuno la propria canzoncina, leggibile, e venite a metterlo qua. Ma davvero? Sì, sono tutto male, non vedo niente. Ma il tempo è impossibile. Hai visto Giovanni, non si è riso. Pomeriggio sì, pomeriggio sì. Abbiamo fatto la domanda di ponderazione di pomeriggio, domanda voce, domanda di ponderazione, basta. Adesso poi questi li stacchiamo e li mettiamo. Abbiamo fatto la tesi e il primo lavoro sulle domande a voce. E adesso stiamo facendo la scrittura su cartoncino, si è capito. Spingo appena questo. Secondo voi questo si apre un secondo? Ah no, c'è una stanza. Io pensavo ci fosse la finestra. Voglio una colla, do una spruzzata rapida. Ho parato una quarta caduta. Dando una spruzzata rapida per un... Se vi dà fastidio apriamo appena la finestra. Perché è bellissimo. È bellissimo. Cosa dite? Leggete? Quindi non abbiamo detto scrivete meglio, scrivete più leggibile, ok? E la differenza direi che si nota. Per esempio, la capo scrive la poco, vero? Erano innamorati. La capo. No, non funziona.
Bisogna evitarlo, la cap. Bisogna evitare, perché Andrea vedi là? Bisogna evitare la capo e bisogna evitare le parole punteggiate, ditemelo in italiano, le parole abbreviate, ce la posso fare, scusate ogni tanto quando in tilt, le parole abbreviate, no vabbè quello è un acronimo, va bene, però magari non ci sta e allora scrivo brav punto, no? Un po' sì, bisognerebbe evitarle, eh? Cioè più è pulita una parete più funziona, però stamattina siete stati bravissimi, chi si è prestato e l'ha fatto, siete migliorati adesso? Avete visto? Eh? Miglioramento, bene, adesso che abbiamo imparato a scrivere, adesso che abbiamo imparato a scrivere in Metaplan, introduciamo un'altra tecnica, che è la scrittura nascosta, quella che chiamiamo scrittura nascosta o scrittura su cartoncino. Prima facciamo un piccolo gruppo di discussione su questo e poi diciamo se funziona, perché funziona, per cosa si usa. Anche qui, visto che è pomeriggio, se no dormiamo, stiamo su cose più leggere. Allora, adesso... io dovrei avere qui un assistente alla facilitazione. La cosa che vi chiedo è di prendere, facciamo in autogestione, un cartoncino verde, dai, li facciamo passare, Andrea si è subito offerto, e uno arancio, e un pennarello ognuno di voi, ok? Quindi prima di... Ma voi vi conoscete già tutti? No. Ah. A distanza. Ma non assomiglia alla foto su Facebook. Quando è arrivata non deve cambiare foto. Un verde e un arancione. Stiamo introducendo il codice colore, la domanda doppia, ok? Domanda doppia. E stiamo lavorando con una tecnica nuova. Avete un pennarello? Avete un foglietto di ogni colore? Anche il pennarello? Sì? Vi ricordate come si scrive leggibile? Ve lo dico subito, quando facciamo il workshop facciamo scrittura nascosta, ovviamente non facciamo tutto questo, lo facciamo per formazione Metaplan. L'unica cosa che diciamo, se vi ricordate nell'agenda, che forse è da qualche parte qui dietro, un solo argomento in ogni cartoncino, più di una parola ma non più di tre righe, scrivete grande, io dico mi raccomando, scrivete grande, deve essere leggibile, niente di più. Bene, apriamo una piccola discussione, così ci svegliamo. La domanda è questa, un consulente di Milano, l'abbiamo identificato così, pensa di passare le vacanze in Salento. Io vi faccio due domande, cosa gli dici e cosa gli nascondi? Allora, vi chiedono dei consigli, delle idee, Allora dovete rispondere con due risposte, poi se ci manca qualcosa lo aggiungiamo nella discussione. In verde scrivete una cosa che gli vorreste dire e in arancione una cosa che volete invece nascondere. Ok? Non so più dove ho pannelli, questa è la verità. No, ho detto non so più dove ho pannelli, forse dietro. Allora, pochi minuti di riflessione individuale, ognuno si concentra, fa un lavoro per conto suo. Quindi un momento di lavoro individuale e poi condividiamo. Scrivete leggibile. Leggibile. Però voi sapete adesso cosa vuol dire leggibile, vero? Leggibile. Solo un argomento?
Certo, solo un argomento in ogni cartoncino. Aspettate che vi rigiro l'agenda, così le regole le avete. Un solo argomento in ogni cartoncino, più di una parola, non più di 3 righe, scrittura leggibile. Adesso siete partecipanti, quindi dovete scrivere. Cosa pensi che sia meglio non dire? Beh, ma anche una persona del luogo, che poi dipende. Dipende, interpretala come... Ma perché mi sono accorta che non ho più pannelli, avevo fatto tutto un lavoro di... vedi, ce l'ho qua dietro. Vabbè, nel caso uso quello. Ti piace? Sì. Mi sono abituata ad andare un po' in autogestione, capito? Si può anche qua, no, ce l'hai? No, giù, se riesci. Anche giù. Questi bianchi. Che c'è dietro? Sì, hai ragione. Poi domani li uso bianchi. Finora avevo retto, ho tutto l'allestimento, adesso inizio a non avere più spazio. Ok. Ok, ci sei, vai, vado più là. Bene, ce l'abbiamo fatta? Quasi. Importante, vero? Anche se noi cerchiamo di riciclare tutto e di comprare anche carta riciclata, ma non quella colorata, ovviamente. E poi cerchiamo appunto di usare pannelli in cartone, pressato. Noi lavoriamo molto, tra l'altro, sulla sostenibilità, molto sugli acquisti pubblici ecologici, quindi abbiamo grande attenzione. Però vi assicuro che a volte si fanno tentativi con strumenti digitali, non è la stessa cosa. Quindi cerchiamo di limitare. Ecco, infatti avete visto che ho cercato di non usarla, però adesso vedrete la colla spray. Infatti proprio l'ho usata su un pannello in tutti...
lo sballo della cosa. Beh, se posso dirvi, e infatti ci sono pennarelli tedeschi migliori. Io per esempio prima usavo questi non so, no, non sono questi, un'altra marca. Sono terribili, certi, terribili. E invece vedi, in Germania, forse perché c'è anche tanta attività intorno alla facilitazione, fanno adesso questi pennarelli in odore, un po' più attenti ad acqua. Sì, però sono d'accordo. Tant'è che, e adesso lo vedrete quanto è più comodo lavorare con la colla spray, però la limito proprio. E poi non sapevo di avere all'inizio le bacheche, lavorando a parete puoi lavorare solo con la colla, non hai altre possibilità perché non ce la fai. Va bene. Ma quando togli la parete non si vede? Lo no, perché usiamo quello scotch. No, non resta niente. Ok. È venuto così. Grazie. Grazie. Più un verdino, no? È così. Vedete quanto passano anche questi pennarelli? È pazzesco. No, oh, non capisco neanche. Sì, immagini. Ok, ok. No, dai, vado io. Allora. Grazie. Grazie. Il colore? Perché stamattina l'hanno fatto loro. L'ha fatta no. No, ma io ti voglio, figurati, sono felice. Allora, siamo pronti di sapere? Lavoriamo prima il cosa gli dici, eh? Ok? Allora, cosa diciamo a un consulente milanese che vuol venire nel Salento? È pieno di posti bellissimi, gira tanto. Vai al mare sull'Adriatico. Avete un dubbio? No, la mano magica. Se, con tanti anni succede. A volte me lo chiedono, ma... Però è un altro mondo, eh. Non sta... Sono d'accordo, infatti non la usiamo e la usiamo sempre di meno, però è un altro mondo. Se no passi il tempo, capito? A fare il... Enogastronomia. La pizzica guarisce l'anima, si mangia benissimo, troverai un mare bellissimo, c'è un mare meraviglioso, ci sono feste e musica, le persone sono molto simpatiche, non venire ad agosto. Di assaggiare il rustico leccese, anche un'altra cosa leccese, quel dolce, pasticciotto di Galatina. Passa a vedere il lago Alimino prima di Otranto, ti divertirai tantissimo, rilassati, i tempi sono molto più lunghi. Hai il GPS? Questo è bellissimo perché nasconde una criticità invece, vero? È detta al positivo, però mi sono immedesimata in Sardegna, sarebbe uguale. Ti consiglio di visitare Torre dell'Orso a luglio oppure dopo Ferragosto. Bene, apriamo la discussione, vediamo se ci sono tematiche simili, ne parliamo, clusterizziamo, ok?
prendiamone uno, è pieno di posti bellissimi, gira tanto. Di cosa parliamo quindi? Di luoghi. C'è qualche altra cosa, altre idee intorno a questo? Il lago, la torre, ok. Troverai un mare bellissimo, c'è un mare meraviglioso, vai al mare sull'Adriatico, vale la pena di usare un cluster diverso? Eh? Ok. Io metterei lì dove tanti posti bellissimi gira tanto anche ai GPS. Ok. Fa sempre parte di questo, ok. Ai GPS. Poi c'è qualcosa legato al tempo, no? A luglio oppure dopo Ferragosto? E non venire ad agosto, qualcuno ci ha detto. Beh, va bene, però glielo volete dire, date un suggerimento, ok? Rilassati, i tempi sono molto più lunghi, su questo oppure più legato? Ok, quindi un po' più sul tempo, sul tempo libero, sul cosa fai, sul divertimento. Quindi cosa mettiamo qua? Ci sono feste e musica? Questi? Pensate? La pizzica guarisce. C'è qualcosa sul cibo, si mangia benissimo, l'enogastronomia. Assaggiare il rustico leccese. E le persone. Volete metterlo con qualcos'altro o lo lasciamo a sé? Sul divertimento, qui? Sì? Non apriamo la discussione, ci serve per... Però è chiaro che non si sarebbe esaurito in 3 minuti, ma chiaramente di questo si parla. Come lo chiamiamo? Guardiamo se i cluster ci convincono. È pieno di posti bellissimi, gira tanto, passa a vedere il lago a Limino, una specificità. Ti consiglio di visitare Torre dell'Orso, hai il GPS. Che cos'è? Perché non più rosso? Ripartiamo, ridimmelo Ilaria. Sì. Deve spiegare, deve essere perfetto, cioè se lo slogan deve essere più esplicativo. Dipende. Qual è il nostro obiettivo? Cosa stiamo alla fine facendo, anche se in modo... Stiamo mettendo in evidenza dei punti di forza o no? No, del territorio. Quindi possiamo decidere che usiamo uno slogan o possiamo decidere di dire i luoghi. Non so, dico per dire. Decidiamo. Io metterei uguale. Il posto da scoprire. No, perché dovrei avere i tondi, ma non c'è. A meno che non me li abbiano messi e non li ho visti. Ho visto gli ovali, i tondi no. Scusate, ditemelo. Avete detto un posto da scoprire, i cerchi, non c'è. Una terra da scoprire, vi piace? Una giardina. Una terra da scoprire, ci piace? Una terra da scoprire. Adesso Andrea andrà in ansia alla prestazione perché deve scrivere bene. Insomma, non lo so se riuscirei a eguagliare queste... Ecco. È vero però, il rosso ha la punta tonda. Tutti così. Una terra da scoprire. Ok, quindi gli diciamo che è una terra da scoprire. A luglio, mi ero dimenticata, è favoloso. A luglio oppure dopo Ferragosto, non venire ad agosto. Cosa gli diciamo? Vacanze intelligenti. Vacanze intelligenti? Non riporta immediatamente al tempo, però dite voi. Quando venire? Partenze intelligenti. Banali. Consigli utili. Quando venire?
nei tempi giusti, no? Una terra da scoprire al momento giusto, eh? Al momento giusto? Vai. Sul cartellone un po' a fatica. Sì, li fai. Li fai. Sì, sì, però hai un po' di effetto, però lo fai, sì. Quindi, al momento giusto, ancora che cosa? Allora abbiamo detto qua, ti troverai un mare bellissimo, c'è un mare meraviglioso, vai al mare sull'Adriatico. Che cos'è questo cluster? Il mare. Avete voluto gli slogan adesso? Eh? Al mare. Tutti al mare? E riprendo. Ci sono feste e musica, rilassati, i tempi sono molto più lunghi, ti divertirei tantissimo, la pizzica guarisce l'anima, le persone sono molto simpatiche. Oppure dite non, se non, solo, non solo mare, magari. Facciamo tutti al mare, non solo mare? Sì. Vai. Non solo mare. Si mangia benissimo, enogastronomia, assaggiare il rustico leccese. Cos'è quest'altra area? Ok, andiamo. Avevate un'altra proposta? Passare le vacanze in Salento, cosa gli dici? Gli dico che è una terra da scoprire, gli dico di venire al momento giusto, gli dico tutti al mare, ma non solo mare. No? Proviamo. Non solo mare, ma divertimento? Ma anche il mare è divertimento. Anche il mare è divertimento. Su Gnam siamo più sicuri? Doppio Gnam. Questo è la realtà, eh? Cioè a volte su un titolo di un'aggregazione di un cluster si sta, eh? Molto, vero? Cioè si sta proprio. Bene, abbiamo individuato 5 cluster delle cose che vogliamo dire, una terra da scoprire al momento giusto, tutti al mare ma non solo mare, gioia, divertimento, gnam. Anche gnam è non solo mare. Bene, passiamo a vedere. Io adesso faccio un po' di posso fare? Di risparmio di pannello, che vorrei andare qua. Va bene, mi prendo i pin, che no, voglio la colla, sempre la colla. Ok, e poi clusterizzo di qua, così abbiamo solo un pannello usato. Allora, che cosa diciamo? Te li posso dare? Certo. Grazie. Cosa abbiamo detto che gli vogliamo nascondere? Gli vogliamo nascondere che spesso le spiagge sono sporche. Gli vogliamo nascondere che abbiamo troppi rifiuti.
Allora, facciamo una cosa, che io lo faccio qua e mi aiutate e clusterizziamo nel frattempo. Spesso le spiagge sono sporche, troppi rifiuti. Ok. Il mare migliore è a settembre. Non glielo dico. Esattamente. Meglio saturare ad agosto. Mi ritrovo. Cancelliamo un paio di settimane che dai, tutte le altre non gli dico infrastrutture. Allora, questo è un esempio, lo uso perché tanto stiamo facendo un altro lavoro. No, perché lo uso? Perché a volte no, noi diamo come regola più di una parola, non più di tre righe. Io oggi vi ho detto perché più di una parola? Perché una parola è un po' criptica, non ti dà, per esempio, se in questo caso noi dobbiamo dare un'accezione negativa, infrastrutture non ha, no? È neutrale, no? Allora io immagino, perché non glielo vogliamo dire, che ci sia un'accezione negativa e che sia infrastrutture inadeguate, che ci sia, no, una criticità dentro. Però vedete perché è importante magari scrivere una piccola frase, oppure lo uso per dirci delle cose ovviamente fuori workshop. I trasporti pubblici sono un disastro, eh? Il trasporto pubblico è un optional, inizio a pensare. I prezzi sono molto alti. Passerai ore in coda al traffico. Lo diciamo, non glielo diciamo che passerà. È una cosa a sé? È una cosa a sé il traffico? Vediamo, lo mettiamo qua vicino e poi decidiamo. C'è molta ignoranza, popolino. C'è molta immondizia dappertutto. Ce l'abbiamo già la monnezza, la mettiamo qua. Ancora, l'autenticità della tradizione, non glielo dico? Non glielo dico. Forse voglio che stia e rimanga. Inquinamento delle spiagge. Che potrebbe incontrare nelle campagne la spazzatura. Sembra che sia un male comune. L'esistenza di quartieri, città trascuratissime. È sempre lì? Un po' degrado urbano? Può darsi che non sia solo spazzatura? Le spiagge sono affollate e sporche, qui mi sa che dobbiamo iniziare a farci spazio perché... Mi sa che un cluster un po'... Perché bastardi che queste cose non le diciamo. Poi su questo ci interroghiamo. Ok. Ancora. C'è poca acqua? Infrastrutture? Mettiamo infrastrutture e acqua insieme, i trasporti a sé o mettiamo tutto in un'unica area? No, perché se tu stai facendo un'analisi è meglio essere analitici. Ok, prometto che non faccio cadere di nuovo il mio, è già cascato un sacco di volte, ma ormai ho imparato e lo paro, questo. L'ho già parato due volte, segnatelo. Allora... Segnaletica stradale complicata. Questo fa il pari col GPS di prima. Ok, allora rileggiamo. Non è col traffico, è
Infrastrutture e traffico. Allora, questo poi decidiamo. Quindi abbiamo i trasporti, su questi eravamo un po' incerti. I trasporti pubblici sono un disastro, il trasporto pubblico è un optional, passerai ore in coda nel traffico. Può darsi, se c'è tanto traffico, che ci sia un servizio pubblico che funziona poco? Facciamo un'ipotesi. E la segnaletica stradale è complicata. Acqua e infrastrutture li teniamo qua o li mettiamo in un altro cluster? Io metterei l'acqua proprio a sé. Ok. Qua? Lo mettiamo? È il titolo. E poi c'è l'acqua, a sé. Ok? Allora, direi che diamo il nome al cluster forse più ampi. Che cos'è questo primo? L'hanno voluto dire proprio più. Ecco, considerate che nel titolo invece non c'è un'accezione negativa, però c'è il macro ambito, di cosa stiamo parlando, che gli nascondiamo perché pensiamo che sia una criticità, sporcizia, monnezza, come volete. Però ecologia a me non dice, cioè se io dico cosa gli nascondo? Gli nascondo l'ecologia? Non capisco. Se io dico cosa gli nascondo? Gli nascondo la sporcizia, la monnezza, come lo vogliamo dire? Inquinamento, avete parlato anche di inquinamento e non solo di... Dite voi. Va bene, va bene. Incuria. Però incuria può avere tante accezioni. Ecco, dobbiamo stare attenti quando mettiamo i titoli, perché comunque devono un po' rispecchiare quello che è detto dentro. Incuria è un po' generico. Incuria può essere anche questo. Anche questo posso dargli un titolo di incuria, mentre invece magari qua sto parlando dei lastricati delle strade piuttosto che dell'architettura dei palazzi delle facciate non rifatte, detto che... dei centri belli come i vostri, raramente li ho visti. Venite un po' in Sardegna, nei piccoli centri dell'interno. Comunque, non tutti. Quello che le parole che escono di più sono spazzature. Sì, sì, capito. Quindi vanno riletti e ci va un titolo che dia. Quindi va bene sporcizia, va bene spazzatura, come volete. Spazzatura, monnezza. Ok. Questi singoli li lasciamo, abbiamo detto prezzi molto alti, poi ripeto, non stiamo adesso a discutere, è chiaro che si farebbe discussione sulle cose, c'è poca acqua, c'è molta ignoranza, l'autenticità della tradizione, questo potremmo... Il mare migliore. Vero? Perché così quando mi piego non faccio questo disastro, bene. A fine del a fine del primo giorno ce la faremo. Monnezza, gli è piaciuto di più Andrea. E poi questo, diamo un titolo a questo a questo cluster. Va bene? Vi ritrovate? C'è un po' viabilità, c'è un po' altre cose, scusate, ma lo spazio è poco. Ormai l'abitudine lo tengo. Ok. Noi dovremmo sempre cercare di caratterizzarci con un'unità, sì. Viabilità per sé, questo che come ecologia, quindi dobbiamo scrivere tipo mobilità efficiente. Allora, non è importante quando questo potrebbe essere in certi, a certe caratteristiche dei quadranti alti della SWOT di cui dicevamo oggi, nel senso che comunque in un modo più scherzoso, però perché è pomeriggio, quindi se no
dormiamo. Stiamo in qualche modo dicendo quali sono i punti di forza che voi pensate essere del vostro territorio e quali sono i punti di debolezza. Nei titoli non c'è bisogno quindi di mettere l'accezione negativa, non c'è bisogno di dire infrastrutture carenti, basta che io dico anche infrastrutture, mentre nei pensieri, nelle idee che dico lo devo dire, altrimenti nei temi li possiamo usare anche più neutri. Quindi infrastrutture. C'è, però possiamo riscrivere. Usiamo questo come titolo, va bene? Ok. Bene. Facciamo un applauso al gruppo. Vai Andrea. Allora, cosa abbiamo fatto? Domanda di discussione. Cosa è cambiato rispetto alle domande che abbiamo usato stamattina? Abbiamo usato una domanda doppia, mentre le domande di stamattina erano domande singole. Poi? Sì, quindi nelle domande doppie si associa il codice colore al tema, all'argomento. Scusate, in dato streaming mi stanno dicendo che non si sentono gli interventi, quindi quando parliamo noi dobbiamo parlare. Quindi c'è qualcuno che ci segue, no? Ogni tanto c'è un saluto. Scusate, io ogni tanto perdo perché ce l'ho qui dietro. Eccolo qua. In quello dietro però lo mettiamo, vieni qui. No, non si può. No, va bene. Abbiamo scritto noi e non tu. Avete scritto voi? Avete scritto voi e non ha scritto l'assistente alla facilitazione? Ci siamo persi un pannello, lo mettiamo qua dietro perché poi dobbiamo mettere una. Vai. Cosa c'è qui dietro? La domanda. Non funziona più il fronte retro. Non importa, mettiamola qua, tiriamo la penna e poi lo rigiriamo. Ancora che cosa? No, mettiamola, tanto stiamo dicendoci queste cose, ma volevo un po' che venissero fuori ancora. Ancora, quindi? La domanda, invece di mettere ad esempio punti girare di forza e punti di debolezza del Salento, ci siamo immaginati una situazione di vita reale, non so come esprimerla questa cosa, però cioè abbiamo quasi creato un'immagine. Sì, e quindi stavamo dicendo sui contenuti, adesso più dicevi o sugli aspetti di tecnica di meta? No, su come è stata impostata la domanda, cioè invece di dire aspetti positivi o negativi del Salento, abbiamo creato una domanda... In un altro modo, più accattivante, meno un'analisi. Ok. Allora, secondo voi cosa cambia sostanzialmente... La domanda, a parte domanda singola e domanda doppia, che io posso fare domanda doppia anche le domande a voce, ok? Il fatto di fare domanda singola, come quelle che abbiamo visto stamattina, o il fatto di fare domanda doppia, cosa gli dici, cosa gli ne nascondi, questo lo posso fare anche nelle domande a voce, va bene? Invece, che differenza trovate tra la domanda a voce, in cui le persone parlano, l'assistente alla facilitazione scrive e poi si discute, e invece la scrittura nascosta. C'è maggiore partecipazione da parte del... C'è maggior partecipazione. Tutti avete espresso il vostro punto di vista. Ridillo. Ricordami il nome. Antonella. C'è maggiore partecipazione da parte del gruppo, dei partecipanti. Ok? Io così... Sono sicura di avere tutti i punti di vista. Con la domanda a voce
Forse in qualche pannello non tutti avete espresso il vostro parere, eh? Più o meno tutti hanno parlato sempre, però probabilmente ci sono stati dei pannelli in cui io non ho il punto di vista di tutti, tutti. Quindi punto di forza questo. Ancora. C'è un aspetto molto importante. Non so se è positivo. Non allora, so se, è positivo. Se io devo pensare ai tempi, rifai la domanda. Sì, che è più facile gestire il tempo così. Allora, se io devo pensare al tempo, secondo voi ci si mette più tempo o meno tempo? Meno. Meno con questa su cartoncino? Allora, sono d'accordo che la raccolta delle idee è velocissima. La lavorazione, considerate che io vi ho dato un cartoncino ciascuno, di solito ne diamo almeno due. Perché già mentre tu scrivi già fai una piccola sintesi, quindi non ci sono i due passaggi, la discussione, cioè se la discussione la apri dopo, però ognuno ha già avuto il tempo di riflettere. Scusa. E di mettere ancora nero un attimo, su bianco. Mi sentiamo, fra un attimo. Sì. Quindi c'è una diversa organizzazione del tempo, nel senso che raccolgo in un attimo, lavoro magari con un po' più di fatica, soprattutto se ne chiudo due. Ancora? Forse c'è anche più autonomia, mentre prima in qualche modo i punti di vista potevano essere influenzati da quello che veniva detto prima, in questo modo si raccoglie di più la Questo è un aspetto, forse la forza maggiore della scrittura nascosta. Uno, senti il punto di vista di tutti, sei certo di avere a parete il punto di vista di tutti. Due, i punti di vista sono autonomi. Non hai l'effetto tipico dell'influenza, del pensiero, del primo che parla sugli altri. Questo è un aspetto importantissimo. Sì. Legato a questo c'è molto meno spazio per la discussione. Cioè prima, appunto, non è soltanto una questione di farsi influenzare, ma si apre anche molto meno... cioè per come la vedo io c'è meno accesso a quello che è il pensiero collettivo. In realtà l'abbiamo troncato per questioni di tempo, però volendo su ognuno di questi punti, no? Cioè non vedete mai, vi dico cosa non perché vedete perché c'è, c'è la fotografia, capito? Ce l'hai, no? Anzi, è importante che ci sia perché dai evidenza anche. A me è capitato di riprendere delle metaplan viste, riviste dopo un mese. È importante che ci sia sempre, proprio per dare al gruppo l'idea che anche il più piccolo dei pensieri era lì, non è stato sviluppato perché magari non condiviso da tutti, però era lì, cioè, c'era, faceva parte di quella fotografia. Tutti si ritrovano. Sì, almeno. E un'altra cosa è molto importante. Allora, due cose sono molto importanti a mio avviso. Se noi guardiamo la parete, ci dice altre cose? Mi viene in mente che la cosa che mi ha stupito è che su alcuni argomenti c'erano tanti cartelli, mentre prima, se io sento che una persona l'ha già detto, non lo ripeto, quindi okay. non servono più i pallini. Ok? Questo è un altro aspetto di grande forza perché emerge la frequenza di un pensiero nel gruppo. Allora io so che c'è la monnezza, l'ho pensata in tanti, è il primo pensiero che è venuto in mente a tanti, che c'è poca acqua a una, oggi a una persona. Ok, questo è un altro aspetto molto importante. Noi abbiamo saltato la discussione, abbiamo saltato un'altra parte molto importante
del percorso di discussione di Metap, anche in certi casi io ho trovato anche chiamata l'analisi della groviera, l'analisi dei buchi, no? Se io per limitare il tempo do solo un cartoncino, cosa dico nel lavoro individuale? Garantisco a tutti dire: guardate, magari avete 2-3 idee che volete dire, a volte posso anche dire scrivetelo in un vostro foglietto, le vostre 2-3 idee prioritarie, datene una. Se la seconda o la terza non la trovate, la aggiungiamo durante la discussione. Io non l'ho fatto per questioni di tempo e di spazio, va bene? Però considerate che la discussione ugualmente si deve attivare ricca, si deve dare la possibilità alle persone di parlare. Però questi punti di forza che avete individuato sono essenziali, punto di vista di tutti e le altre cose che abbiamo detto. Giovanni. Sì, no, il fatto che... Quindi parifica il contributo di ciascuno, nel senso che poi può essere, nella maggior parte dei casi, credo che sia positivo, in qualcuno forse è negativo, nel senso che dà una fiche di ingresso a una discussione identica a ciascuno, però questo significa anche che magari chi aveva da dire di più dovrà limitarsi a quella fiche e chi aveva da dire di meno rimane lì, quindi diciamo, è molto... democratico, ma la democrazia come tale. Quindi è legato a quello che dicevamo prima anche della non influenza del pensiero del primo che ha parlato sugli altri e anche il fatto che le idee arrivano qua tutte uguali. Sì, come dire, in quantità e in qualità, cioè non è un discorso di influenza ma anche di quantità, cioè nel senso che magari mentre prima c'era qualcuno che aveva da dare 4 contributi, sì, tutti e 4 corretti, e qualcuno o nessuno, rispetto a quello specifico argomento, poi magari sì, la cosa si ribaltava su un altro, sì, in questo caso questo non può essere, perché chi ne ha 4 da dare ne deve comunque dare uno, okay, e chi magari non è nessuno deve sforzarsi comunque di, okay, darne uno. Tenete però ben presente che abbiamo saltato un passaggio, ripeto, spazio, stiamo sperimentando, ci interessa vedere l'essenza, e io dopo aver fatto questo lavoro... avrei dovuto dire: c'è qualcosa che ci siamo dimenticati? Avevate delle altre idee che non sono emerse da parte di qualcun altro, lo volete dire? E quindi continuare a raccogliere. Va bene? Questo è importante. Un'altra cosa molto importante. Io so o mi interessa sapere chi ha detto il mare è migliore a settembre? Quando io oggi vi dicevo, stacca le idee dalle persone. Questo è un altro punto di gran forza della scrittura nascosta. E noi questo semi-anonimato, anche anonimato, possiamo dire, lo rispettiamo e cerchiamo di garantirlo in diversi modi. Prendiamo i foglietti e li giriamo, non mi interessa sapere quello che sto prendendo da te cosa dice, li giriamo, di solito questo lavoro lo fa l'assistente alla facilitazione, li mette sul tavolino, poi prendiamo un gruppetto e iniziamo a parlarne. E l'altra cosa, vi assicuro, fondamentale, perché invece io ho visto fare anche questo, mai un facilitatore Metaplan dirà: chi l'ha detto? Ci sono feste e musica. Perché invece senti anche questo, a volte lo fa il gruppo, quando c'è un cartoncino un po' controverso, c'è sempre qualcuno che dice: chi l'ha scritto? No? E io allora magari li intervengo e dico: no, non ci importa chi l'ha scritto, cosa ne pensiamo come gruppo? Non è importante chi l'ha scritto. Poi, quando lavori sui processi territoriali, quasi sempre non c'è un problema di anonimato e le persone alzano la mano e dicono: l'ho scritto io e volevo dire, no? Anche quando diciamo vogliamo attivare la riflessione, allora abbiamo messo tutto ciò e diciamo: cosa vogliamo dire di questi luoghi belli che ci sono nel Salento? Le persone serenamente ti dicono: ho detto io Torre dell'Orso, adesso uso questi casi, e ho detto io Torre dell'Orso perché bla 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 bla, no? Ma vi assicuro che quando lavoriamo in organizzazione, a me è successo, a volte stavamo facendo un lavoro organizzativo chiedendo quali erano le criticità dentro l'organizzazione, distribuito tra l'altro regionale, distribuiti i pennarelli, a un certo punto una persona, non era rosso, era verde, mi ha guardato e mi ha detto: io ho il pennarello verde. E io volevo sotterrarmi, perché velocemente avevamo distribuito i pennarelli, effettivamente erano magari tutti neri e c'era un pennarello verde, e vogliono garantire anonimato, ok? Quindi
in certi ambiti non è importante garantire l'anonimato, ma tu lo devi fare se usi questa tecnica, usi questa tecnica anche con quell'obiettivo di staccare le idee dalle persone e garantire anonimato. Vogliamo dire altre cose su questo? Vediamo se ci dice qualcos'altro il nostro pannello. Ho detto di nuovo, mi è caduto, invece no, ormai ho lì. Allora, la moderazione di una domanda su cartoncino. Prima di farla, quindi quando stai sceneggiando, ok? Inizia a considerare le seguenti cose. Quanti partecipanti ci sono? Ne ho 10, ne ho 20 o ne ho 40? Cambia. Quante risposte puoi accettare? Considera che un poster può contenere non più di 20 cartoncini, qui ne abbiamo di più. Ve l'ho detto, okay. Facciamo risparmio di spazio. Allora, un'altra cosa molto importante, caratteristica del metaplan e dei workshop, metaplan è l'alternanza del lavoro in plenaria, del lavoro in piccolo gruppo e del lavoro individuale. Oggi più volte abbiamo fatto momenti di riflessione individuale, non abbiamo usato il piccolo gruppo. Ma se io ho 40 persone e voglio fare scrittura nascosta, la cosa che posso fare, oppure voglio fare un processo, come dire, di convergenza per gradi, potrei fare gruppetti da tre, chiedere a loro di fare un lavoro individuale, di condividerlo e di portare un lavoro già condiviso al gruppo. Ok? Allora dico 10 minuti, dividetevi 3, 3, 3, 3, rispondete a questa domanda e poi portate un lavoro che già, no? Si va. Quindi se ne ho tanti, io posso lasciar scrivere i cartoncini da soli, se è un numero accessibile, a coppie o in gruppi di 3. Ok? Poi anche se 3, 4, 5, sì. No. Piccolo gruppo, chiamiamolo così. Coppia o piccolo gruppo. Cosa fa il moderatore? Introduce brevemente la domanda, sempre brevemente, c'è sempre brevemente. La legge ad alta voce, dice ai partecipanti quanti cartoncini per ogni colore ti aspetti di utilizzare. Io oggi vi ho detto uno e uno, ok? Questa era una domanda doppia, ma a nascosta tu puoi fare anche domande singole, come erano quelle di stamattina. E anche con più opzioni? A voce? Risposte possibili? Sì, multiple, sì, domani le vediamo, sì, anche multiple. Singole, doppie o multiple? Che sei stupendo. Rimani in silenzio mentre i partecipanti scrivono nei cartoncini, ma non fare altre attività, ad esempio leggere email, che invece è tipico, no? Dice adesso scrivono, oh, un minuto, vado a vedere che cosa è successo. No, non lo devi fare, devi restare col gruppo. Io oggi correvo per allestire altri pezzi, vabbè. Allora, 4, leggi i cartoncini raccolti ad uno, organizza i cartoncini subito secondo le loro associazioni. Anche qui, punti di vista, a me di solito piace avere due pannelli, nel primo... Oggi avevo la colla sì qui, no. Nel primo attacco indistintamente leggendo e poi insieme al gruppo li porto da quello di sinistra a quello di destra clusterizzandoli, ok? Oggi abbiamo tagliato un po' di fasi e l'ultimo l'abbiamo fatto direttamente clusterizzandolo. Fissa subito i cartoncini con i pin, raggruppali per contenuto. Se ci sono obiezioni nella discussione, noi l'abbiamo tagliata questa sera la discussione su questo, segnale con un flashmark, segna i cartoncini col flash dopo, quando tutti sono stati messi sul pannello. Vedi, lasciate leggere anche i partecipanti coinvolgendoli, quindi la cosa migliore è attivare discussione e far fare il lavoro di clusterizzazione, di ragionamento al gruppo. Cinque. Passa per ogni gruppo, step by step, rileggi ancora i cartoncini, raggruppali se necessario, questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto già stamattina, ok? Ecco, vedete che mi avete detto è meglio accorpare o meglio dividere? Se un gruppo ha più di 6 cartoncini, se possibile dividilo, vuol dire che è stato un po' accorpato. Chiedi argomentazioni a supporto delle obiezioni, l'assistente scrive le argomentazioni, scrive i contributi alla discussione
Ecco, una cosa che io oggi non ho fatto perché non li avevo, i titoli di solito li scriviamo col cerchio. Io cosa ho fatto? Ho usato il bianco e ho usato il pennarello rosso, cioè l'importante è che sia in evidenza rispetto al resto. Suggerisci un titolo ai partecipanti piuttosto che chiedi ai partecipanti che titolo darebbero a quel cluster. Infine fai una cornice e passa a un gruppo successivo. Volendo puoi dire: che cosa intendo? Voi me l'avete chiesto, mi ha chiesto cosa vuol dire cosa gli nascondi. Io avrei potuto prendere un cartoncino e dire gli nascondo che c'è la spazzatura, no? La spazzatura. E le faccio un esempio, ok? Dite, stanchi? Facciamo una pausa. Benissimo. Che ore sono? Ok. Adesso ho visto il tuo messaggio. Ma perché non prende? 10 minuti di pausa. Ma che fai un cluster di uno, li ho cerchiati e basta, ogni tanto dei dubbi. Allora, quindi ricapitoliamo solo un momento le quattro tecniche Metaplan che abbiamo visto oggi, a prescindere da domanda doppia, domanda singola, sulle domande lavoriamo domani, no? Abbiamo visto quattro tecniche: la tesi, la domanda a voce, la domanda di ponderazione, poi domani lascio, eccola laggiù, la domanda di ponderazione e la moderazione di una domanda su cartoncino, scrittura nascosta. Ok? Queste quattro. Mi viene da dire che le più, non voglio dire importanti, le più usate, sono la domanda a voce e la domanda nascosta. La tesi apre, la puoi usare o non usare, la ponderazione, puoi valutare se usarlo o no. Allora, questo è un breve confronto tra queste due tecniche, domanda a voce e domanda su cartoncino. Alcune cose le abbiamo già dette, però lo usiamo per rifissarle. Allora, quando usare una domanda a voce? Se non è fondamentale, se non è importante che tutti contribuiscano, l'abbiamo detto, l'avete detto voi prima, con la domanda su cartoncino siamo sicuri di cogliere il punto di vista di tutti. Con la domanda a voce io non obbligo le persone a parlare, posso farlo, posso dire, rivolgendomi a una persona che so che non ha mai parlato, dire c'è qualche altro punto di vista, ci vuol dire qualcosa, però se la persona non parla io non obbligo. Uso un'altra tecnica se voglio il punto di vista di tutti, va bene? Se il numero di possibili risposte è limitato, nel senso che magari usiamo una domanda per cogliere 4-5 temi, no? Ma non è una domanda così complessa che ha bisogno di approfondimenti, che ha bisogno di tanti, che pensi abbia tanti punti di vista. Cogli alcune risposte e basta, e ti basta questo. Se è richiesta solo una veloce lista di idee, rapido brainstorming, ok, ditemi dei punti di vista, li metto lì. Esempio, un promemoria degli aspetti più importanti di un qualcosa, ok? Poi potremo scrivere altro. Invece, quando lavoriamo con la domanda nascosta, lo facciamo se per noi è importante sollecitare tutti i partecipanti a rispondere, a contribuire, a portare un proprio contributo e soprattutto senza influenze esterne, quello che avete giustamente subito notato. Quando c'è la domanda a voce, un primo rompe il ghiaccio e parla. È necessariamente il pensiero o l'idea che porta il secondo e il terzo in parte influenzata. Se si desidera un ampio range di risposte che vada oltre le prime idee spontanee, perché tu chiedi anche un momento di riflessione, puoi dare anche 5 minuti alle persone per riflettere, per darti l'idea.
Quindi se ognuno è anche sollecitato a riflettere sull'argomento. E poi l'ultimo punto che abbiamo detto molto importante, quando vuoi preservare un semi anonimato. Vai Giulio. Possiamo dire che la domanda se nascosta aumenta la complessità? In che senso? Aiutami. Che aumentando i punti di vista rispetto a un argomento crea più complessità su quel... Più ricchezza? Più ricchezza, sì. Sì. Anche perché tu dovresti, quello che vi dicevo prima, chiedere a tutti di pensare non solo una cosa, se ti do un foglietto tu ne puoi pensare due o tre nella tua riflessione individuale, me ne dai uno e se poi non trovi gli altri li aggiungi. Quindi chiedi proprio... No? Che ci sia anche una individuazione di ciò che manca, lo fai anche quando fai la domanda a voce, però non ti aspetti di colmare, di essere esaustivo un po' sul tema. Daniele. Quindi anche rispetto alle dinamiche di potere, no? Che a volte nei gruppi ci sono, forse è anche utile utilizzare questa per saperle... Certo. E anche per esempio per i monopolizzatori, no? Chiaramente quelli che aprono bocca e parlano 10 minuti, parlano sempre, non fanno parlare gli altri, ovviamente li gestisci, no? Con la facilitazione, però questa tecnica, come diceva anche oggi prima Giovanni, mette tutti allo stesso piano. Può essere utile spiegare alle persone le caratteristiche della tecnica usata? Allora... aiutami a capire in che senso, cioè dire il perché sto usando una tecnica. Useremo questa tecnica perché vogliamo che questo, quest'altro. In certi casi può essere, noi diciamo molto poco delle tecniche, cioè facciamo piuttosto che sottolineare alcuni aspetti, diciamo solo le cose che sono funzionali alla buona riuscita, no? Però tu potresti dire, se stai facendo una domanda a voce, guardate, per iniziare a parlare di questo argomento, importante adesso è cogliere 6-7 idee su questo, poi cioè, no, ce lo puoi fare, dire che cosa vorrei con questa domanda, no? Però ovviamente tutte queste cose io ve le dico perché stiamo facendo formazione, ma in un workshop io non è che dica questa è una domanda a voce, questa è una domanda su cartoncino, dico solo, come ho fatto oggi con voi, faccio la domanda e dico alle persone di esprimersi o di attivare la discussione su questo. La cosa che dico in più quando do i cartoncini, ma ovvio noi abbiamo fatto un esercizio, no? Divertente su questo, ma perché è importante se volete facilitare Metaplan imparare a scrivere leggibile, ma non è che i partecipanti, lo dico in maniera leggera. Guardate, io a volte non leggo neanche le regole, penso che anche solo scriverle le persone le leggono, no? Quindi a volte dico due cose, dico come lavoriamo, ci sono poche regole, magari seguirle ci aiuta a lavorare bene, siamo tanti, abbiamo tanto lavoro da fare insieme, mi raccomando, interventi brevi in modo che possiate parlare tutti, che tutti possano esprimere il proprio punto di vista, cioè dico delle cose ma non è che sto lì a leggere. Quando chiedo una scrittura nascosta allora dico ricordate? Scrittura grande, magari torno lì per indicare due cose, però non è che, che faccio troppa. Collegandomi a Daniele, invece raccontare prima che cominci tutto la sceneggiatura, si fa? Cioè dire succederà questo e poi questo e poi questo. Io lo dico in questa fase in cui qua adesso sono state divise così, però di solito qua c'è un'agenda, no? Noi proprio mettiamo una scritta agenda. E dico, e c'è scritto, in questo incontro dovremo 1, 2, 3, 4, 5, capito? E ci sono gli obiettivi dell'incontro, perché ogni tanto, come vi dicevo, può essere utile tornare su alcune cose. Quindi dico come lavoriamo, dico cosa facciamo. Ieri, per esempio, ho raccontato, faremo una prima fase in cui ci confrontiamo in maniera un po' più strategica sul perché della misurazione e valutazione dei servizi e poi andremo a lavorare, però io questo ce l'ho già scritto in 5 obiettivi che ho messo qua, quindi lo trovo, no? Lo racconto leggendolo, come oggi vi ho detto, impareremo le regole e le tecniche di moderazione. Rispetto alla discussione che avviene con la domanda a voce, sì. Mi sembra che nella domanda nascosta si attivi di meno
quel processo di impollinazione delle idee per cui si fa, come dire, si risveglia l'intelligenza collettiva, no? In questa? In quella nascosta? In quella nascosta, sì, perché ognuno la mette la propria idea là, non so se poi dopo da quello si parte, come dicevi tu, per una discussione. L'abbiamo tagliata oggi a Giulio. Quindi lì poi si va a raccogliere altre... La discussione si attiva. In teoria si potrebbe attivare su ogni cartoncino che leggi. Quando io vi ho detto, io solitamente li metto tutti in un pannello vuoto, li leggo mettendoli, come ho fatto la prima volta per questi verdi, li ho messi tutti qua, no? Poi ne prendo uno e dico, bene, iniziamo la discussione, il mare è migliore a settembre. Cosa dite? Cosa ne pensate? E apro la discussione, a volte inseriamo anche dei contributi con gli ovali, perché magari questo l'ha detto una persona, ma gli altri hanno delle cose da dire. Quindi l'aspetto discussione è uguale, solo che l'ho un po' tagliato. E quando... Cioè io magari ho fatto una mia sceneggiatura, ho l'idea di fare una domanda a voce. Sì. Poi magari mi accorgo che nella platea, diciamo, c'è qualcuno che insomma parla continuamente, interviene. Posso assolutamente cambiare modalità? Qual è il limite, Giovanni? Gli strumenti e i pannelli. Nel senso che la domanda su cartoncino ti richiede più spazio nei pannelli, ti richiede un pennarello per ogni partecipante, non è banale. Certo. Se tu ne hai solo due o tre perché pensi di fare tutto a voce, non ce li hai gli strumenti da dare, no? Però, tu diciamo, pensa che a volte hai 40 persone, devi avere 40 pennarelli. Però se pensi un'indicazione può essere andare sempre con 40 pennarelli, sì, perché magari capita di dover switchare, diciamo, su una... Sì, decidere che lo fai, sì, nascosta. Sì. Tu magari ci ragioni, come vi dicevo prima, anche rispetto al target che hai, no? Se pensi che siano persone che un po' resistono, no? All'idea, poi a volte cerchiamo di andare un po' magari a rompere, quindi comunque chiediamo scrittura nascosta. Altre volte, magari per un po' la prima volta, li fai solo domande a voce, poi man mano, dipende. Ma anche nella stessa sceneggiatura quasi sempre alterni una tipologia e l'altra. E come questo riguarda in generale il metaplan? Cioè il metaplan, tu hai detto anche tempi brevissimi, però cioè, puoi costruire anche un'intera giornata certo tutta che sul... Sì. Certo che sì. Io per esempio vi faccio sempre il caso di ieri, ma io ce l'ho. Ieri avevo una sceneggiatura forse di 21 pannelli, siamo arrivati a 8-9, cioè... Io non avevo proprio idea se su questi 15 indicatori, sto usando le foto per ricordarmi, se su questi 15 indicatori ci sarebbe stata grande discussione o no. Cioè quanto contributo avrebbero portato, sinceramente io non ce l'avevo chiarissimo. Immaginavo che ne avrebbero portato di meno. E, siamo forse arrivati al 9, sì. Siamo arrivati al pannello 9 e abbiamo lavorato 4 indicatori su 15, però io ho preferito averli tutti e 15, io ieri avevo tutti e 15, avevo anche un pannello ulteriore su un altro aspetto che non ho usato, lo userò al secondo workshop, però come dire, tu fai un lavoro di sceneggiatura con dei tempi, però devi essere capace, se si usa meno tempo, di avere qualcosa che puoi usare o non usare, o viceversa, sai che magari fai un pezzo del lavoro e non riesci a farlo tutto. Io me lo potevo permettere perché sapevo che avremmo fatto il lavoro su due workshop. Certo, no, li devi portare lì. Quello che dicevamo oggi sul compito, no? Se io so che ho due workshop, mi preparo praticamente il lavoro di tutti e due workshop e poi so che se la prima volta ne faccio di più, lavoro, no, su alcuni aspetti approfondendo la seconda, no? Invece adesso so che c'è tutto un pezzo. Il prossimo dovrò farli correre anche un po' di più perché se no non ce la fai a finire, però questa volta c'erano anche delle domande di apertura che hanno richiesto un po' di tempo, no? Di condivisione. Ho risposto, era questo. Però conviene sempre avere delle possibilità di flessibilità. In più
capacità di tagliare. Già prima a volte ci diciamo se non c'è il tempo, questa e questa, le possiamo tagliare. Funziona ugualmente se le tagliamo, capito? E quando si fa un... Io penso alla mia organizzazione. Certo. Quando si fa un metaplan, tipo, sì, con la domanda nascosta, poi anche bene uno si conservi il poster e la sceneggiatura anche come... Allora, no, come promemoria. Come... Allora, quello che facciamo sempre dopo i workshop è di fare le foto dei pannelli, no? Come stavo facendo anche io oggi. Cioè, queste sono tutte foto dei pannelli. Queste a cosa servono? Servono a fare immediatamente, proprio nei giorni successivi, un report grafico che tu mandi ai partecipanti. Quindi praticamente è questa, poi domani vi faccio vedere degli esempi. Possiamo, vero, attivare poi un videoproiettore domani, Mari, per vedere delle cose. E questa che è la sceneggiatura del workshop di oggi, io poi la riempio con i contenuti e la mando ai partecipanti. Quindi voi avrete tutto il percorso di lavoro con i vostri contenuti, però. Ok? Cioè anche con quello che sono i pannelli arricchiti dalle discussioni. Quindi si manda questo, a volte si fa un report un po' più ricco anche con delle parti discorsive. E allora vi ricordate che oggi vi dicevo due persone o anche tre, perché se tu devi avere qualcuno, un rapporteur, qualcuno che fa un report e tiene traccia delle discussioni, quello che va a parete non è tutto, no? È un po' una sintesi delle cose dette. Quindi a volte, se hai bisogno di fare un report più ricco, è importante che ci sia una persona che fa questo lavoro, che prende appunti e che poi, oltre al report grafico, sia in grado di restituire anche parti delle discussioni che sono state attivate. O si registra. Poi noi non facciamo questo passaggio su Visio, perché a me piace molto restituire le foto. Per esempio, questo magari io ve lo posso restituire come foto, però questo è un pannello che è un po' confuso da leggere, no? Perché aveva un poco spazio, io ho fatto star tutto su un pannello. Quando io passo a Visio, questo lo smonto in due, no? Allora, i contenuti sono quelli, sono assolutamente aderenti, però sono messi meglio graficamente. Allora, per la leggibilità hai quello, e per ricordare il lavoro che hai fatto hai quello, la foto esattamente di quello che è stato. Andrea, vuoi dire qualcosa su Metaplan? Sarà che veniamo dal corso di facilitazione visuale, ma immagini, ne usate mai? Disegni? Allora, no, come raccolta. No? Possiamo usare dei grafici, degli schemi, come input. Nel senso che tutti i pannelli di input che voi vedete oggi sono pannelli di input di formazione Metaplan, no? Ma io normalmente ho dei pannelli di input che sono i contenuti, sono alcuni dei contenuti informativi che io vorrei far passare al gruppo. Voi ieri per esempio avevamo i pannelli che davano le linee guida nazionali per i servizi bibliotecari, per la valutazione dei servizi bibliotecari, e quindi c'era un pannello con degli schemi, delle tabelle eccetera, e da lì siamo partiti. Quindi se tu hai dei documenti, no, o dei dati o dei grafici o dei disegni che ti attivano una discussione, bene, però non come viene usata. No, metta un po' più. E te, io lo dico. Spegni, abbassiamo. No, per carità, cioè, per me è una metodologia estremamente efficace. Io in assoluto è quella che uso di più. Ha una flessibilità e una capacità di utilizzo a 360 gradi. Io non ho ancora trovato una cosa per cui non si possa usare bene Metaplan di facilitazione.
Poi, ecco, qual è il limite di Metaplan? Le persone, il numero delle persone. Il numero delle persone. Il più grande limite di Metaplan è il numero delle persone. Allora tu cosa devi fare? Noi, ripeto, ci lavoriamo con un po' di flessibilità. Io, anche con GOP però, dico in comunicazione per la mobilità. E lavoro anche con 40 persone, lo dico, chiedo scusa, dico non è, siamo tanti, per ora è importante, magari chi è dietro non legge molto bene, non vi preoccupate, quello che scriviamo lo diciamo anche, magari il giorno ripeto di più ciò che c'è scritto, però è l'unico limite forte che io vedo, no? Quando abbiamo numeri grandi usiamo altri metodi, host, non è che ci sia... Oppure quello che puoi fare è fare dei piccoli momenti di plenaria con Metaplan e poi dividere i gruppi, anche questo abbiamo fatto, e poi tornare in plenaria e restituire. Anche questo facciamo a volte, abbiamo fatto gli stati generali di Confcooperative in Toscana, eravamo 3 facilitatori più lo staff e abbiamo diviso, era un gruppo enorme, l'abbiamo diviso in 3 con momenti di plenaria prima e dopo. Però non è la stessa cosa, eh? Ti funziona bene se tu devi individuare degli ambiti tematici su cui poi i gruppi si confrontano, ma se tu vuoi far confrontare sullo stesso tema è un po' un peccato, perché perdi la ricchezza dell'interazione. Lo puoi far sviluppare lo stesso tema? Da gruppi diversi e poi confrontarsi, certo, puoi fare anche questo. Certo. Quanto dura in genere un Metaplan? Mezza giornata. Alla fine quelli più, forse la maggior parte di quelli che facciamo, da mezza giornata a una giornata intera. Quindi quelle 3-4 ore di lavoro serio, 2 ore. Un'ora non movimenti neanche tanta gente. Chiaro che se invece lo fai in una tua organizzazione per fare una riunione, anche un'ora, perché no? Anche mezz'ora, cioè non c'è un limite. Ripeto, noi lo usiamo molto anche quando facciamo riunioni tra noi o anche riunioni con i committenti adesso, perché è molto comodo. No, fissi man mano che le si decide. Chiaro che lì non è una sceneggiatura, attenzione, usi solo la visualizzazione, no? Quindi strutturi le cose dette, ma quando puoi fare la pianificazione o la riprogrammazione delle attività, quando poi ti sei alzato, no? Tutti si sono alzati se sono intorno a un tavolo e hai un pannello in cui un facilitatore segna le cose, quando tutti hanno finito fai la foto, la mandi e quelle sono le decisioni, aiuta molto a dare concretezza, no? È un modo più quotidiano, più semplice di usarlo, usi la visualizzazione principalmente. Però un workshop mezza giornata fai un buon lavoro. Mi dispiace, ma io devo lasciare domani. Grazie. Ciao. Ciao. Ci vediamo domani. Domani iniziamo? Alle 9:30. 9:30? Ma 9:30 davvero? Ciao, grazie. Ciao, bene. Io avevo una... posso? Vai. Dato che è un marchio... questa è una domanda critica. Dato che è un marchio registrato, sì, noi possiamo dire che lo utilizziamo? Allora, infatti le ho detto spengo, finiamo, basta. Beh, lo sapete che c'è una metodologia, cioè praticamente è il Metaplan, ma in Italia la chiamano, c'è qualcuno che la usa e la chiama in un altro modo che mi sembra top. Aiutami, Technology of Participation, poi vai a guardare, un po' di visualizzazione, un po'. Io un periodo avevo scoperto che c'era questo mondo. Allora, una cosa, io ricordo... Allora, è un marchio registrato, è un marchio privato, no? Quindi dovrebbero usarlo con il marchio, ok? Facilitatori certificati,
Quando noi abbiamo fatto noi facciamo la formazione adesso che siamo società partner, facciamo la formazione con i colleghi tedeschi, quindi con i formatori dei formatori, per fare dei corsi certificati. Quello che io suggerisco, perché poi noi facciamo tanta formazione informale, se vogliamo, no? Per diffondere Metaplan, e anche io, cioè io faccio l'esempio mio, io l'avevo fatto 20 anni fa in Sardegna con un formatore che era stato formato da loro, che lavorava sullo sviluppo rurale, molto bravo, e il suggerimento che do io è di fare un corso come quello che stiamo facendo, di iniziare a sperimentare, magari non metterete la nuvoletta con scritto Metaplan, ma poi è Metaplan, sicuramente lo farete molto meglio di come oggi tante volte si dice faccio Metaplan e usi i post-it, 3 post-it in una parete, no? Quindi la formazione serve perché voi dopodomani iniziate a usarlo. E magari, ecco, uno può evitare di mettere le cose, no? Della certificazione. Dopodiché il suggerimento che vi do io è, se vi piace, se vedete che è uno strumento utile, 1 anno, 2 anni, e facciamo magari un percorso certificato. Se uno ha interesse di farlo. C'era un'idea, vero, di fare un percorso di certificazione Metaplan in Puglia? Io ho delle persone che ho formato in Calabria che erano molto interessate, ce ne sono a Roma, potremmo decidere un giorno di fare dei percorsi. Noi li facciamo con loro, quindi viene uno dei formatori tedeschi, il formatore che ha fatto la formazione a noi parla italiano, quindi si lavora anche più facilmente, poi. Allora, aprile 2015. Vediamo, intanto sperimentate. Quindi vi dico, anche io ho fatto per tanti anni Metaplan senza essere facilitatore certificato Metaplan. Quindi per me la formazione deve servire a iniziare a sperimentare la metodologia subito. Poi domani ci diciamo magari quando iniziare, con che cosa. Domani lavoreremo su come strutturare le domande, su come organizzare un percorso. Allora, domani facciamo questo, iniziamo a lavorare sulle domande. Quindi iniziamo a chiederci cosa caratterizza una domanda ben formulata, come si formulano le domande, di che tipo sono le domande. Poi individuiamo 4-5, vediamo, temi, argomenti. Su cui facciamo dei gruppi, i gruppi provano a strutturare un piccolo percorso di domande, non dico una sceneggiatura, ma 2-3 domande diverse su quel tema, poi torniamo in plenaria e sperimentiamo. Quindi ogni gruppo facilita una domanda, vediamo quanti siamo, se riusciamo. L'ideale sarebbe che tutti, poi non, magari non riusciamo tutti, ma che tutti si possano sperimentare sia nella facilitazione che nell'assistenza, o comunque almeno una delle cose. E poi lavoriamo, e poi vediamo un po' la sceneggiatura. Sì, però è quel lavoro di mettere insieme 2 o 3 domande in maniera logica e vedere se sono ben formulate, il lavoro poi di sceneggiatura. Poi ci diciamo 2 cose anche su cosa devo capire per poter sceneggiare, cioè quando io lavoro con un committente cosa chiedo per capire cosa devo sceneggiare. E quindi domani lavorerete molto voi, poi io ho anche un po' di casi, se riusciamo magari vi faccio vedere qualcosa, un video, se volete vedere magari anche un po' di workshop veri, forse qualcosa ce l'ho. Serenella, volevo chiederti se è possibile, ce lo facciamo domani più probabilmente, se potevamo dedicare un piccolo momento all'analisi SWOT, perché in effetti noi ne abbiamo sentito parlare, cioè così un po', però proprio magari vedere tecnicamente come funziona. Se volete sì, io lo uso molto in Metaplan, sì, non è uno strumento di analisi, non è uno strumento Metaplan, certo, però magari certo. Vi faccio vedere come usiamo la SWOT in Metaplan, o vi interessa proprio la SWOT come metodo? Un po', penso qualcosa. Che sarà, sì, penso che sarà poi più o meno lo stesso. Sì. Cioè, sì, non ho un pannello, ma lo costruiamo. Sì, abbiamo la lavagna. Assolutamente, volentieri. Grazie. Poi se ci sono altre esigenze, magari domani mettiamo se ci sono anche domande che sono emerse, che vengono fuori nella notte, scriviamo, lasciamo un pannello per raccogliere.
Com'è andata? Siete stanchi? Un po'. Sì, che buffa questa cosa. Possiamo già fare un lavoro libero. Volete fare un lavoro a doppia intervista, intervista a due. Bene, grazie a tutti. A domani.